non avendo a disposizione né un vaccino e neppure farmaci specifici contro il SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus, in tutti i laboratori del mondo stanno attrezzandosi per trovare sia l'uno sia gli altri, ma nell'immediato per far fronte a persone che abbiano sintomatologia molto grave, che purtroppo li può portare alla morte, si stanno sperimentando vari farmaci e combinazioni di farmaci per abbattere gli effetti scatenati da quel virus, che sono soprattutto l'infiammazione, quella che i medici chiamano la tempesta citochinica, e che quindi aggrava la polmonite interstiziale, una brutta forma di polmonite scatenata da questo virus. Dall'idrossiclorochina, che pare essere molto promettente, ai alcuni farmaci contro l'HIV che pare abbiano un qualche effetto, hanno però tutti quanti degli enormi effetti collaterali. Persone che vanno a prendersi da soli, senza l'indicazione del medico, questi farmaci, quali sono i rischi che corrono? Beh, per quanto riguarda l'idrossiclorochina e la clorochina, che sono simili, sicuramente gli effetti collaterali più importanti sono a carico dell'occhio, della retina, della funzione retinica, quindi occorre starsi molto attenti, soprattutto se i dosaggi cominciano ad essere elevati. Analogamente, per quanto riguarda il caletra, tra le più frequenti conseguenze negative ci possono essere anche delle pancreatiti. Quali sono gli altri principi attivi autorizzati dall'AIFA in Italia, ma che comunque nel mondo si stanno testando per trovare una terapia contro il SARS-CoV-2? Allora, diciamo, il più promettente è sicuramente il Remdesivir. Il Remdesivir è un farmaco che è stato sviluppato e testato nelle infezioni da Ebola, ottenendo dei risultati discreti, e anche i primi risultati, benché frammentari, che si sono ottenuti in Cina, sembrano dare risultati positivi. E quindi, a questo proposito, l'AIFA ha approvato due sperimentazioni di fase 3 in Italia. In aggiunta al Remdesivir, e appunto idrossiclorochina e clorochina, come ho detto prima, sicuramente tutti quella categoria di monoclonali, antinfiammatori, o riguardo l'interleuchina 6 o riguardo vie similari che possono essere coinvolti nella sindrome del rilascio di citochine. Quindi abbiamo il tocilizumab, il sarilumab, un altro un anti-interleuchina 1 che si chiama anakinra e così via. Lei però è convinto che sarà un anticorpo monoclonale l'arma per distruggere, per andare contro direttamente e uccidere questo virus? Perché ne è convinto? Allora, a parte i vaccini, okay? Il vaccino è l'arma più importante, ma quella è profilassi. Invece, dal punto di vista della terapia, a mio parere le armi più potenti sono gli anticorpi monoclonali. Che cosa fanno gli anticorpi monoclonali? Mimano quella che è la nostra risposta spontanea, che permette di eliminare il virus, solo che il monoclonale è potente perché è, diciamo, un anticorpo che mira ad una specifica componente del virus. E sono al disegno e nello sviluppo da parte di varie aziende farmaceutiche, soprattutto americane, degli anticorpi monoclonali. Soprattutto ce n'è una in particolare che sta sviluppando un cosiddetto cocktail di tre diversi anticorpi monoclonali e pensa di entrare in sperimentazione clinica nel giro di 1-2 mesi.